Si chiama Michael Brandon DeMar, è un uomo di 32 anni di età, il quale è stato è un passeggero Novax di un volo della Delta Airlines, il quale pensate che ha tentato, ha cercato di aprire il portellone di emergenza dell'aereo con la speranza di attirare l'attenzione ed essere ripreso in video mentre andava a esporre le sue teorie riguardanti i vaccini contro il Covid, contro il coronavirus. Michael Brandon si trovava venerdì 11 febbraio 2022 in un aereo che viaggiava da Salt Lake a Portland in Oregon, quando a un certo punto si è alzato, ha tolto la copertura di plastica presente sopra la maniglia del portellone, l'ha tirata con forza. Una donna hostess le è intervenuta provvidenzialmente, immediatamente ha chiesto a Brandon di mollare la presa, ha ceduto, si è bloccato, è stato bloccato da altri assistenti di volo e ha fatto sapere alla polizia che voleva condividere i suoi pensieri a proposito dei vaccini. Infatti l'uomo è un Novax convinto contro il vaccino. Adesso rischia 20 anni di carcere se viene riportata la sua condanna penale. Si aprirà tra pochi giorni il processo penale a suo carico. Vediamo se un giudice gli darà 20 anni oppure deciderà di scagionarlo oppure di dargli gli arresti domiciliari. Vi ringrazio per l'ascolto, intanto l'uomo ovviamente è turbato in un poco. Da Leandro Leonardo Italiano è tutto, un saluto caro e al prossimo video.